Dopo la maxirissa che si è tenuta nella serata di venerdì 10 giugno in Via Bolla all'altezza del Civico 41, che ha coinvolto almeno una sessantina di persone che con bastoni hanno iniziato a picchiarsi per ore nonostante l'intervento della polizia, e il giorno dopo un'auto incendiata forse per vendetta, la condizione al limite delle case popolari di proprietà di Aler e di Via Bolla torna al centro della cronaca. Abusivismo, degrado, scarsa sicurezza nella via, la situazione è ormai fuori controllo e rischia di diventare sempre più esplosiva. La situazione di Via Bolla è oltre qualsiasi pensiero uno possa fare di una situazione complicata, molto di più. Ormai non si può più aspettare, non ci sono più giustificazioni per Regione e Azienda Regionale Lombarda che non hanno governato quel patrimonio e che da anni continuano a rispondere alle nostre denunce, interrogazioni, dicendo che hanno un progetto, che faranno un progetto, adesso la colpa è tutta del comune, poi la buttano sul ministero. Insomma, ci deve essere qualcun altro che risolve i guai che loro combina. Per la consigliera Carmella Rozza, dunque, che da tempo si occupa della questione, ora più che mai è necessario intervenire, e ciò significa sgomberare lo stabile, sigillarlo e iniziare i lavori di riqualificazione. Io spero e conto che fin dalla giornata di oggi si programmi e si pianifichi lo sgombero degli alloggi occupati, vie delinquenti, diamo una mano alle famiglie fragili e si parte immediatamente con la riqualificazione. Lì la situazione è esplosiva, può succedere qualsiasi cosa da un momento all'altro.